Hanno messo in prigione 3 mesi. E quello, tanti ragazzi che muoiono lì in Libia, ma tanti sono sparati per niente. Non hanno fatto niente. Ho messo 4 giorni per arrivare in Libia e quando sono arrivato in Libia mi hanno svuotato tutto. Ho fatto prigione in prigione per prigione. Noi avevamo un'immagine che tu basta che andare là, lavori per un paio d'anni, hai tanti soldi, hai tutto, perché pensavamo a quello, perché noi lì era diverso. Siamo saliti a 1 di sera, senza mangiare, non sappiamo dove andiamo. Allora, siamo rimasti nel mare 5 giorni. 5 giorni. Acqua ne bevevamo. Però eravamo quasi tutti morti, diciamo. Io ho avuto tanta paura perché non ho mai fatto l'esperienza con l'acqua, infatti non so nuotare, perciò è stata un'esperienza difficile. Non avrei mai pensato di migrare, e per cui nella vita succedono delle cose che uno non se l'aspetta. Io mi trovo benissimo con la cooperativa, veramente, finora mi trovo benissimo. Poi mi hanno fatto fare tanti corsi per usare i mezzi, come il trattore, il scavatore, il manitou. Mi piace questo lavoro perché è il mio sogno, perché non sono mai stato a scuola e io ho imparato tutto a scrivere qua. Quando sono entrato in cooperativa non avevo niente. Ho fatto la patente, ho comprato una macchina, ho la casa, sono adesso da solo, però vivo più meglio, tranquillo che prima. Io mi manco della mia terra, la cucina della mia mamma, che lo sento sempre, però mi manca la sua presenza tanto, perciò anche spero di vederla più presto. Quando lei mi vede in videochiamata, mi ricordo questa volta, avevo la barba tutta piena, lei mi fa: mamma mia, cosa fai con quella barba lì? Ho detto: mamma, è così, non ho tempo per tagliare. No, taglia, però mi piace. No. È come fosse sono ancora un bambino. La mia mamma è così. Allora vado a farlo io la via Perghivio 37 girasole, ok? Ciao, a dopo. Ah,
Allora, da quando sono arrivato qua in cooperativa, non ho, diciamo la verità, che non ho mai trovato difficoltà. Cioè, vado sempre d'accordo con i colleghi, con i clienti che vengono a scaricare. Cioè, praticamente vanno d'accordo con tutti. Sono molto felice. Non solo felice, molto, molto neanche. Sono molto, molto felice. Perché adesso sono proprio, posso dire, autonomo. Però adesso ne ho la casa è testata mia, mio nome, tutto, pago le mie spese, già faccio la mia vita tranquilla, non disturbo a nessuno, nessuno non mi disturba. Quindi sono felicissimo.